il successo delle prime 6 edizioni è in pieno svolgimento la 7ª edizione del concorso Ezio Pirazzini, protagonista di una passione rivolto agli studenti delle scuole superiori di Imola e del Comprensorio. Un concorso voluto dall'Associazione Nazionale Atleti Azzurri e Olimpici d'Italia insieme alla figlia Gabriella Pirazzini e insieme ad altri colleghi e amici del giornalista, e che quest'anno porta i ragazzi a confrontarsi con un tema importante: gioventù e felicità, quanto conta lo sport, un argomento che i ragazzi potranno sviluppare attraverso le due sezioni articolo e prodotto multimediale. Abbiamo già la conferma di tutti i poli scolastici imolesi e anche dell'alberghiero di Castel San Pietro Terme, quindi quest'anno dovrebbe essere un'edizione a 5 partecipazioni. Ovviamente poi ogni polo scolastico ha molti istituti e quindi c'è una pluripartecipazione. Abbiamo già avuto alcune opere cartacee, ovviamente ancora tutto in busta chiusa, perché apriremo il tutto soltanto quando saranno arrivati tutti i lavori alla scadenza che abbiamo stabilito il 21 aprile, poi con qualche possibilità di sgarrare di qualche giorno, visto che c'è un aprile-maggio pieno di festività. Che consigli possiamo dare ai ragazzi che in questa fase stanno lavorando? Beh, di essere liberi e aspettare che esca una grande idea. Certamente da loro sono uscite idee grandiose. Tutti i premi Pirazzini sono stati contraddistinti da opere che hanno sorpreso noi giurati, quindi sarà così anche quest'anno.